iniziato il match in Serie B che vede affrontarsi i Vanda Lovers del Capitan Sorrentino al rientro quest'oggi dopo il forfè di settimana scorsa contro il Giasai Massimo Cirro. Qui Granata prova col mancino, prima risposta di Contiello, reinventato portiere quest'oggi. Pallone dentro, Cirro la sblocca lui subito da calcio d'angolo, trova l'1-0. Ah, c'è Andrea. Vai Cirro. Cirro, la finta, Cirro, calcia, vanno sul fondo. Martino se ne va, la mette dentro. Poi palla che rimane lì, la parata di Badolato. La conclusione con destro, sul fondo. Badolato vola! Un registratore! Sorrentino si gira e calcia, pallone sul fondo. Finisce qui il primo tempo in vantaggio, già sai, per 1-0. Secondo tempo della match tra Giasai e Vanda Lovers, Cirro qui ha provato a ripetersi dopo la rete dell'1-0, risultato che ha tenuto per tutto il corso della prima frazione. Ha bloccato il match proprio a inizio gara lo stesso Cirro, le condizioni climatiche sono peggiorate proprio all'inizio di questo match. È arrivato adesso il pareggio dei Vanda Lovers con il solito Sorrentino, un capitano risponde l'altro. Conclusione buccia clamorosa di Badolato, di certo non ha aiutato dalle condizioni del terreno. Arriva il 2-1, la rete siglata da... Anzi, ti ha segnato cognome da Monaco. Sorrentino allarga per Di Marino, perde palla, occhio al contropiede, 3 contro 2, Avolio allarga, Antonelli ancora dentro per Avolio, pallone sul fondo, che occasione per il vantaggio. Pallone perso, Antonelli prova a calciare, il pallone entra, arriva il gol del pareggio del Giasai con l'uomo in meno. Calcio di punizione, Avolio col destro, la rete del 3-2 del Giasai, anche con l'uomo in meno. Il tempo avverso, non si scoraggiano e si portano di nuovo in vantaggio. Mastuzzo, Martino. Conclusione col destro, ancora Antonelli, la doppietta, 4-2, notte fonda per i Vanda Lovers. Quanto manca? 10 minuti. Sorrentino, da solo, Sorrentino, tu per tu, trova il gol che riapre il match, 4-3, doppietta per Sorrentino. Pallone
dentro, Sorrentino col dentro, si fa ipnotizzare da Badolato che tiene a galla i suoi, come caso di dirlo, con questa acqua. Sarà dentro Sorrentino con Mancino, il gol del pareggio, la tripletta di Sorrentino. 4-4. Calcio di rigore, parte Sorrentino, la mette dentro, riporta in vantaggio i suoi, grandissima rimonta di Vandalovers con Sorrentino. Giovanni, migliore in campo di questo match? Sì. Allora, tutto bagnato, sì. 5-4, erano pure un uomo in meno. Una buona vittoria. Sì, siamo stati bravissimi perché avevamo tutti maneggiati, perché il mio si è messo a porta. Niente, siamo stati al palazzo che non ci voleva assumere, che era un fastidio. Va bene, ciao. Ciao, asciugati.